Su una carrozza la famiglia Galletti ritornerà a San Cataldo, rievocando i personaggi del Settecento. Domenica 8 maggio, a partire dalle ore 18:30, infatti, si svolgerà il defilé settecentesco giunto alla sua seconda edizione, un progetto della Pastorale Giovanile di San Cataldo con la direzione artistica di Davide Burcheri e il coinvolgimento di Aldalù e Giuseppe Urso e per i costumi Silvio Laimo. L'iniziativa ha anche ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di San Cataldo. In abiti d'epoca, dunque, si ripropongono gli esponenti della nobiltà di quel tempo, come il principe Don Giuseppe Galletti, la moglie, la principessa Donna Margherita Perna Gravina o ancora la famiglia Salomone, ma anche appartenenti al mondo del clero e del popolo, e con loro verrà anche raccontato un periodo di storia. Dopo circa 3 anni, la pastorale giovanile ha deciso di riportare a San Cataldo i personaggi del Settecento sangataldese. Le persone coinvolte in questa iniziativa, giunta alla seconda edizione, sono circa 30, tra figuranti, organizzatori e collaboratori vari. L'idea nasce in occasione del 280° anniversario di dedicazione della Chiesa Madre. In quella circostanza si è pensato di rievocare il momento preciso in cui è stata consacrata la Chiesa. In seguito si è messo su un vero e proprio corteo storico che permettesse al pubblico di vedere uno spaccato del vissuto dell'epoca. I principali personaggi presenti sono il principe Giuseppe Galletti, la moglie, quindi nobili, popolani e soprattutto il vescovo di Catania Pietro Galletti. Il corteo si snoderà dall'Istituto Maria Ausiliatrice, quindi percorrerà le principali vie del centro storico e raggiungerà la Chiesa di San Giuseppe, la Chiesa Madre e infine il Palazzo Galletti.